Ora cerchiamo uno dei nodi. Partiamo ancora da questo punto P. La differenza di cammino tra questi due percorsi era di 100 centimetri, mentre invece io voglio, per esempio, che la differenza di cammino sia mezza lunghezza d'onda, condizione che, come sappiamo, garantisce la presenza di un nodo. Mezza lunghezza d'onda è circa 43,4 centimetri, che è di meno di 100 centimetri. Quindi la differenza dei cammini è troppo grande, perciò devo anche in questo caso ridurre il cammino che fa la prima onda e aumentare il cammino che fa la seconda per rendere questi due cammini un po' più simili. Il trucco, come prima, è di, siccome devo ridurre la differenza di cammino da 100 a 43,4 cm, vuol dire che la devo ridurre di 56,6 cm questo valore. E allora divido a metà. Sono 28,3 cm e 28,3 cm, quindi vuol dire che io a partire dal punto P devo arretrare il punto P di 28,3 cm, così mi si riduce di 1 di 28,3 cm e contemporaneamente mi cresce di 2 di 28,3 cm. La differenza fra di 1 e di 2 in questo modo cala di 56,6 cm, quindi da 100, calando di 56,6 cm, si porta a 43,4, che è lambda mezzi. Dunque abbiamo detto, arretro 28,3 cm, arriva a 171,7, questo è il nuovo D1, e aumenta di 2 di 28,3 cm, quindi diventa 128,3. Ora vado a fare la differenza dei cammini, e infatti è 43,4 cm, lambda mezzi. Quindi un nodo, non l'unico, il nodo, questo che abbiamo trovato, si trova a 171,7 cm a destra di S1. Anche stavolta studio il caso generale per trovare tutti gli altri nodi al variare di n. Basta imporre la condizione che la differenza dei cammini sia un numero intero di lunghezze d'onda meno una mezza e che la somma dei cammini, come prima, sia 300 cm. Anche in questo caso posso risolvere in un caso particolare perché mi interessa un nodo solo, quindi pongo n uguale a 1, che appunto vuol dire la differenza di cammino uguale soltanto a una metà di lunghezza d'onda, quindi mezza lunghezza d'onda, e trovo i risultati di prima.